60 opere, una ricerca eterogenea e le tecniche più svariate. Apre le porte a Roma, a Palazzo Carpegna, la mostra interamente dedicata a Luigi Ontani. Un desiderio costante che si esprimeva appunto sulle pose apparentemente di vanità. È un viaggio di identità che poi ho proiettato anche nel rapporto con le maschere e l'artigianato, che non si tratta solo di un fatto di esprimere dei materiali. Allestita in occasione del conferimento del premio Presidente della Repubblica 2015, dedicato al noto artista, l'esposizione vanta opere che riprendono figure storiche come quelle di Dante, Leonardo e Raffaello. Proprio la figura di Luigi Ontani restituisce a tutto tondo la molteplicità degli artisti, diciamo, legati all'Accademia Nazionale di San Luca, proprio per il loro comprendere con l'idea della equa potestas la parità tra pittura, scultura e vocazione architettonica. In mostra fino al 22 settembre i capolavori di Ontani destano molta curiosità e i visitatori appaiono completamente catturati dalla stravaganza dell'artista. Si tratta di una grandissima esposizione che riunisce molti dei suoi lavori dagli anni, dalla fine insomma, degli anni 60, inizio 70, quindi con i tableau vivants, fino alle ultime erme estetiche create apposta per l'occasione, quindi per il posto, per la scala elicoidale borrominiana e San Luca. La rassegna, curata dallo stesso pittore scultore, traccia il percorso della sua fruttuosa carriera e della sua ricerca, passando dai tableau vivants dei primi anni 70 fino alle ultime erme estetiche realizzate in ceramica. Un'esposizione a dir poco originale.